Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un vlog, sarà il vlog conclusivo della serie di Gianni Morandi, cioè la storia di Gianni Morandi che vi sto raccontando proprio in questo periodo e che proprio oggi la concludo. Perché vi ho raccontato proprio tutta la storia, dagli esordi fino a quello di oggi, dove vi racconterò tutte le ultime cose che sta facendo Gianni Morandi, fino ad oggi, chiaramente. Poi ci sarà, se ci sarà bisogno, aggiornerò questa serie con un ulteriore vlog, appunto conclusivo. Comunque, per il momento mi fermerò con questo perché sono gli ultimi anni di cui vi sto raccontando della storia di Gianni Morandi. Perché faccio questo? Perché lui, essendo il terzo vincitore in ordine di tempo del Cantagiro, che è la serie Principe di cui parlo quest'estate, lui essendo appunto il terzo vincitore in ordine di tempo, ne racconto anche la storia del vincitore in questione, come ho già fatto anche con Celentano, che era il primo vincitore del Cantagiro, e Peppino Di Capri, che era appunto il secondo. Troverete tutte queste storie appuntate all'interno di due playlist distinte, che sono la playlist dedicata al Cantagiro e la playlist appunto della storia dei cantanti e dei musicisti. Quella poi comincia a avere tantissime storie. Oggi vi racconto in questo vlog conclusivo sulla storia di Morandi, diciamo gli anni 2020, perciò quelli di adesso, e faremo un excursus con rispetto anche all'interno della sua vita privata e cercheremo di parlare velocemente anche dei figli, che fanno un sacco di cose veramente interessanti, va bene? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Oggi vi racconto ancora l'ultima storia, diciamo, no? L'ultimo vlog dedicato alla storia di Gianni Morandi. Buona visione e benvenuti sul mio canale. Nella primavera del 2020, Morandi è stato uno degli interpreti di Ma il cielo è sempre blu, che sarebbe un singolo commercializzato con lo scopo di raccogliere fondi per contrastare la SARS-CoV-2. Il 9 giugno seguente, ad Assisi, conduce con il cuore nel nome di Francesco, insieme a Carlo Conti. La sera di Capodanno conduce insieme ad Amadeus e sempre su Rai 1 L'anno che verrà. L'11 giugno del 21 esce un nuovo singolo, scritto da Jovanotti, si chiama L'Allegria. Questo disco gli permette di ritornare sulle scene dopo un brutto incidente nella sua casa a Bologna, si era fatto male, credo, ad una mano. Il 4 dicembre del 21 viene ufficializzata la sua partecipazione in gara di nuovo al Sanremo, questa volta come cantante nuovamente. E lo fa nel 22, a 22 anni, pensate, dall'ultima apparizione in veste di concorrente. Il 15 dicembre viene annunciato che il brano portato da Morandi al festival, che era Apri tutte le porte, scritto da Jovanotti, sarà appunto la canzone che appunto canterà in gara. La canzone conquista il terzo posto nella classifica finale della Kermesse. Si aggiudica il premio Lucio Dalla, assegnato dalla sala stampa. Nella stessa edizione Morandi vince la serata delle cover, grazie ad un medley cantato in coppia con Jovanotti, appunto che gli permetterà di vincere la serata delle cover del Festival di Sanremo. Prendi energia, Energia. forza, e poi loro hanno il suono di oggi, hai capito? Certo. Quindi essere. Io voglio per me le tue carezze. La vita privata di Gianni Morandi è molto semplice e già vi ho raccontato anche qualcosa durante la storia puntata di Gianni Morandi, perché la sua vita privata a volte si è incrociata, intrecciata con la sua vita artistica, perciò ne ho raccontato qualche piccola parte. Ne aprirò una piccola parentesi, chiaramente. Più che altro lo faccio per i figli, perché lui ha più di due figli, però ce ne ha due in particolare che fanno musica e quindi ne volevo parlare, mi sembra giusto, visto che noi siamo qui a parlare di cantanti e di artisti, volevo parlare anche di altri due Morandi che fanno musica in realtà. Allora, Gianni Morandi è stato sposato dal 66 al 79, come ricorderete, con Laura Efrican, no? Da questa relazione sono nati tre
tre figli. La prima si chiamava Serena, è nata nel 67, però come ricorderete l'ho già raccontato nel vlog degli anni 60, è vissuta poche ore purtroppo. Poi è nata Marianna nel 69, che è stata per lungo tempo la compagna del cantautore Biagio Antonacci. E poi è nato Marco, che è nel 74, che anche lui, come ricorderete, ha intrapreso la carriera musicale. Se non sbaglio ha fatto anche un Sanremo nelle nuove proposte, credo, se non ricordo male. Il 10 novembre del 2004 invece lui sposa in seconde nozze Anna Dan, da cui poi ha avuto un figlio, si chiama Pietro, nel 97, che anche lui è diventato musicista come il padre e come anche il fratello, con il nome d'arte di 13 Pietro, e fa musica rap, è un rapper lui, è un rapper. Appassionato podista, e lo sappiamo perfettamente, Morandi, pensate, ha corso in 10 maratone, tra le quali quelle di New York 3 volte, Berlino, Londra, Parigi, Milano, Bologna, e in 41 mezze maratone fra il 97 e il 2016. È un grande tifoso del Bologna. Nell'88 ha composto per la squadra, insieme a colleghi e concittadini, Luca Carboni, Lucio Dalla, Andrea Mingardi, l'inno, Le tue ali Bologna. Nel 2010 ha partecipato alla cordata di imprenditori organizzata dal banchiere Giovanni Consorte per salvare la squadra rossoblù dal fallimento. Il 20 dicembre dello stesso anno l'allora neopresidente del club Massimo Zanetti lo nomina presidente onorario, carica che Morandi ricopre fino al 15 ottobre del 2014, quando il club poi è stato acquisito dalla cordata americana guidata invece da Tacopina. Quindi diciamo fino al 2014 è stato appunto presidente onorario, diciamo tre onorificenze, come commendatore ordine al merito della Repubblica Italiana, l'ha ricevuto nel 2005, cittadinanza onoraria del comune di Carloforte nel 2019 e il Nettuno d'oro dal comune di Bologna nel 2022. I suoi riconoscimenti sono tantissimi, i suoi film sono molti, in televisione ha fatto tantissime trasmissioni, programmi televisivi, cioè io se dovessi contarli ci sto fino a domani. Inutile parlare della sua discografia, perché ci vuole un appartamento a parte per contenerla tutta. Assolutamente sì, questo è il grande Gianni Morandi, di cui vi ho raccontato la storia a puntate, e oggi appunto la concludo con questo vlog dove vi ho raccontato tutti i suoi ultimi successi e alcune curiosità della sua vita. E quindi si conclude la storia di Gianni Morandi, storia che io vi ho raccontato a puntate, iniziando dagli esordi, proprio perché spin-off della serie principe di cui vi sto parlando in questo periodo, che è la storia del Cantagiro. Io ricordo ancora che lui è il terzo vincitore in ordine di tempo del Cantagiro, e quindi, come ho fatto con gli altri e di cui ho raccontato la storia a puntate, anche lui chiaramente ha avuto la sua bella storia a puntate, che riuscirete a trovare in due playlist ben distinte nel mio canale, Storia di cantanti e musicisti, che racchiude tante storie di tanti cantanti e musicisti italiani e non, e poi troverete la storia a puntate di Gianni Morandi anche nella serie dedicata alla storia del Cantagiro. Ho fatto anche questa. Allora, io, voi sapete che non sono un grande fan, di Gianni Morandi, lo sapete perché l'ho detto tante volte, ho fatto battute su Gianni Morandi e via dicendo. Non sono mai stato un appassionato di questo artista, nonostante ne riconosca chiaramente le doti, che non sono solo canore ma sono anche di tanti altri, in tante altre forme, in tante altre direzioni, perché Gianni Morandi è stato bravo praticamente a fare tutto, no? Anche se a me non piace, va bene, ok, però chiaramente non sono cieco e riconosco il grandissimo talento di questo artista, che ha fatto la storia della musica italiana, la sta facendo tuttora, e devo veramente un merito assolutamente da uno che non è fan, perciò secondo me ha ancora più valore. Il merito, un merito glielo do veramente, cioè un artista che è riuscito a rinnovarsi sempre,
a non fermarsi a quello che era, perché poi uno che nasce negli anni 60 e ha un successo come lui rischia di restare radicato e fermo a quel tipo di personaggio. Lui no, lui è riuscito a cambiare, e lo ha fatto facendo cose magnifiche da persona molto aperta anche mentalmente, musicalmente parlando, cioè affidandosi anche a autori freschi, autori giovani continuamente. Lui non si è fermato lì, lui ha cantato canzoni anche di artisti e cantautori moderni, si è affidato la sua musica, la sua voce, la sua arte a artisti sperimentali. Insomma, lui veramente ha fatto tantissime cose per restare sempre, e questo è un merito clamoroso di un artista poliedrico che merita di essere dov'è, perché non si è fermato mai anche nella ricerca musicale, no? Quindi complimenti Gianni Morandi, anche se non sono un tuo fan però devo farti tantissimi complimenti, e anche grazie sempre per la musica che ci offri. Bene, perfetto, allora io vi ringrazio per la visione. Il prossimo video, se non succedono cose eccezionali, sarà dedicato a una nuova puntata della storia del Cantagiro. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ciao da Ale, alla prossima volta.